Allora, intervista a Michele Marturano, giocatore della Nuova Coringa. Proviamo a fare una breve intervista, chiedendo prima di ogni cosa come si è trovato a Coringa. Beh, direi benissimo, è stato un ambiente eccezionale nel quale mi sono trovato a meraviglia, un gruppo di persone splendide che insieme siamo riusciti a compiere questo grande passo e riuscire a centrare la promozione, che era un obiettivo che da tempo la società credeva e fortemente voleva a tutti i costi, e siamo veramente contenti noi giocatori di aver centrato questo obiettivo. Una seconda domanda: secondo lei qual è stato l'ingrediente in più che ha avuto questa Nuova Coringa quest'anno? Io direi che il gruppo è stato veramente eccezionale, è riuscito a mettere da parte i personalismi. E non era facile, visto le grandi qualità del gruppo stesso e i grandi talenti che c'erano in squadra, ma tutti abbiamo remato, come si suol dire, nella stessa direzione per riuscire a centrare questo traguardo storico. C'è una persona a cui vuole dire grazie? Io personalmente devo dire grazie molte a Mister Barone, sinceramente, perché fin dal suo arrivo, e non parlo di quest'anno, già dall'anno scorso, ha puntato fortemente su di me e mi ha dato nuovi stimoli, innanzitutto per cercare la migliore condizione, che era da anni che forse non riuscivo ad esprimermi a questi livelli, e secondariamente ha sempre avuto grande fiducia in me, e io penso comunque al di là di tutto di aver ricambiato questa fiducia del mister, e io sono molto grato a Mister Banone per questo. Proviamo a dare numeri, non in senso ironico ma nel senso vero della parola. In percentuale, quali i meriti tra pubblico, giocatori, allenatori? Io credo che... Aggiungerei anche la dirigenza. Credo che senza retorica i meriti vanno equamente divisi, perché la società è stata brava a costruire questo tipo di squadra e questo tipo di gruppo. Il mister è stato bravo a sistemare la squadra nel migliore dei modi e a tranquillizzarla nei momenti di difficoltà e infondere fiducia anche. E poi i ragazzi tutti quanti sono stati veramente grandi nel dare ognuno il nostro apporto e il nostro contributo, quindi veramente vanno equamente divisi secondo me. In questa settimana ci sono stati atti di violenza a Catanzaro, in una partita juniores, in una partita amatori. Ci sono mille motivi per perdere una partita, ma ce n'è almeno uno valido per contestare in questi termini? Assolutamente io credo di no, non so le cause che hanno spinto queste persone a compiere questo gesto, ma credo che non ce ne sia nemmeno bisogno. Sono episodi che vanno naturalmente cercati di essere eliminati, perché comunque lo sport è bello per questo. Credo che veramente Coringa in questo senso abbia dato, oltre a un grande campionato di spessore tecnico, anche un segno di grande civiltà sportiva, perché anche nei momenti di difficoltà non ha mai perso quel senso dell'orientamento, quel senso di rispetto verso le altre squadre, cercando sempre e comunque di vincere sul campo, e credo che questo è un grande merito, oltre che di noi giocatori, soprattutto della piazza stessa e dell'ambiente Coringa in questo senso. Bene, Coringa ha fatto calcio vero. Chi fa calcio vero si trova nella società, tra gli uomini, tra il pubblico. Però ancora il pubblico non è interamente soddisfatto. È soddisfatto il 99%, ma l'1% ancora continua a contestare. Provi ad individuare una motivazione. Beh, non riesco ad individuare motivazioni quando si regala un risultato così storico, così importante ad una cittadina. Però al tempo stesso provo a pensare che comunque anche una piccola parte può non condividere alcune cose, come in qualsiasi tipo di cosa, anche al di fuori del calcio c'è sempre qualcuno che contesta. Ma io credo che alla fine la più grande cosa è stata quella di raggiungere l'obiettivo, e alla fine penso che comunque queste poche persone siano veramente poche che contestano, e altre sono tutte a favore della Nuova Coringa. Le rivalità sportive tra Ansel Alconia, Polisportivo Alconia e Nuova Coringa dell'anno scorso possono aver inciso in questo?
Ma credo di no, sinceramente. Credo che l'ambiente sia isolato da questo tipo di polemiche e credo che quando la squadra ha cercato di dare il massimo in campo non ha dato retta a questo tipo di provocazione o altro. Si è concentrata sul suo obiettivo, l'ambiente si è staccato, vi ripeto, da queste polemiche e quindi ha tirato dritto per centrare il suo traguardo. Questo è stato. Un aggettivo per ogni suo compagno di squadra. Li enuncio io, Michienzo. Direi sorprendente. Colloca. Adulto. Brondinelli. Secondo me perseverante e costante negli allenamenti. Figlio. Una sicurezza. Cerra, il capitano. Una guida. Serratore, Antonio. Un funambolo. Dimenticavo serratore Fabio. Giovane che si metterà in luce sicuramente. Lo sdeo. Esperienza. Basta. D'utilità tattica. Licello Salvatore. Uno strapotere fisico allucinante per la categoria. Licello Luca. Uno spreco per la categoria. Arcuri. Antonio. Antonio, permetto di soffermarmi un attimo, è stato, con tutto il rispetto per tutti quanti, forse l'uomo in più. Un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto poteva avere un tipo di carriera diverso, secondo me, e credo che tutti gli elogi siano strameritati per lui. Olivo. Olivo, grande attaccamento alla maglia. Da dare a ogni singolo giocatore, non solo ai giocatori, ma anche presidente, vicepresidente e soprattutto al guru della nuova Coringa, zio Frank. Cosa ne pensiamo e cosa diciamo? Innanzitutto è una grande persona, questo è da dire, e mi fa veramente piacere averlo conosciuto anche al di là del calcio. E poi è stato sempre con noi, ci ha dato una mano, ci ha sempre sostenuto, veramente facendoci assolutamente pesare nulla, anzi è come se fosse stato sempre con noi in campo in ogni gara, quindi per noi è stato motivo di orgoglio e di fiducia, ci ha messo sempre il cuore in ogni cosa che ha fatto e in ogni prestazione penso che ci sia stato vicino. Bene, sul presidente invece due parole. Si merita? Sì, assolutamente. Il presidente è uno passionale, uno di cuore, uno che ha messo veramente l'anima e che non sta a guardare il fatto che sia presidente sulla carta, ma si comporta veramente come uno di noi. Quindi assolutamente solo parole di elogio per una persona che ha dato tanto, sta dando tanto al contributo, un contributo importante per la società di Coringa, per il paese di Coringa. La famiglia Porciniti non è da meno, penso, vero? Assolutamente, Pino è uno di noi, il dottore uguale, sono persone splendide fuori dell'attività calcistica e in campo non sono da meno, ci hanno sempre sostenuto e ci hanno sempre un contributo importante, quindi questo è... Uno che è rimasto sempre fuori è il preparatore atletico dei portieri. Personalmente non so nemmeno il suo nome. Possiamo dire due parole? Ma io Tony Messina lo conosco da tempo e quest'anno ha fatto parte della nostra squadra, per così, del nostro team. È stato uno che penso che il suo valore si è visto nelle prestazioni del portierino Michienzi e credo che sia stato non di poco conto. Ha messo l'anima, ha messo il cuore, grandi capacità tecniche e la scoperta e la valorizzazione di Michienzi ne sono il risultato, quindi assolutamente una nota positiva per Messina, grande protagonista anche lui di questa cavalcata. Concludiamo con la panchina, giovani, giovanissimi, locali, non locali, qualcosa. Ragazzi tutti bravissimi e che sono messi a disposizione del mister e del gruppo, capendo che magari in questo momento non potevano dare un grandissimo contributo dal punto di vista strettamente tecnico, che però c'è stato dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione, della voglia, dell'attaccamento alla squadra e credo che piano piano sono ragazzi che verranno fuori e col tempo daranno anche loro soddisfazioni a Coringa. Quindi la nuova Coringa può puntare su qualcuno di loro? Ma io credo che sì, credo che ci sono i presupposti perché questi ragazzi crescano e migliorano, a patto che continuino ad avere sempre quella voglia e quella determinazione nel voler migliorare giorno per giorno.
e seguendo i consigli del mister, insomma. Questo aggiungo io l'umiltà. E l'umiltà naturalmente è alla base di ogni successo e di ogni miglioramento. Questo penso che... Ok, grazie. Sul pubblico di Coringa un'ultima cosa, c'è la sfuggita? No, il pubblico di Coringa è stato veramente con noi dal primo alla fine. Naturalmente in quel momento che si è andato male è giusto che sia stato così, che ci hanno un pochettino ripreso, qualche mugugno c'è stato, ma d'altronde erano forse troppo abituati bene. Però poi siamo stati bravi noi a recuperare, a rinfondere fiducia all'ambiente e insieme abbiamo festeggiato al massimo. È stata un'emozione incredibile festeggiare con loro domenica scorsa. In quale momento ha creduto veramente di vincere il campionato? Quando i punti erano 2 di vantaggio sulla San Calogero oppure quando erano 11? Sinceramente credo che dal primo momento che io ho cominciato ad allenarmi con questa nuova squadra ho capito che c'erano i presupposti per vincere il campionato. E poi forse la partita più importante è stata quella col Petrizzi dentro, perché vincere in quel momento il 95esimo credo che sia quasi un segno. 98esimo, ecco, non ricordavo il esatto. Oliva ha fatto un gol veramente importante e credo che abbia dato nuova carica alla squadra nell'arrivare in fondo al massimo delle forze. Bene. E anche la partita forse con il Catanzaro, neanche scherzo come importanza. Ok, una domanda ancora. I giornali locali portano solitamente ogni lunedì le cronache sportive. Cosa ne pensi? No, io credo che i giornali siano stati molto obiettivi nel commentare le gare della partita e esaltando la nuova Coringa quando è stato il momento di farlo e, per carità, criticando nel momento peggiore quando forse non stavamo dando il meglio di noi. Però sono state sempre, anche i giornalisti che scrivevano, sono stati sempre obiettivi nel descrivere le fasi di gioco, quindi assolutamente abbiamo avuto un buonissimo rapporto anche con i media, con la stampa, insomma, senza nessun problema. Mi consenta di dire che non sono d'accordo al 100%, perché scrivere di Coringa, botte da Orbi, in occasione della partita nuova Coringa, nuova Filadelfia, sì, è sicuramente un'esagerazione. Forse questo particolare mi è un attimino passato di mente. Effettivamente è stata, più che altro è stato un malinteso lì, penso si sia risolto nel migliore dei modi e l'amicizia che è rimasta con la nuova Filadelfia tra gli ambienti sportivi di Coringa e di Nuova Filadelfia credo che lo testimoni. Al di là di questo tutti sbagliamo e può essere che una giornata negativa, anche come capita a noi giocatori, può capitare anche a un giornalista. Però io parlo in generale e sicuramente credo che alla fine sia stato raccontato il vero film che si è visto a Coringa quest'anno, sia stato raccontato nel migliore dei modi. Bene, la Lega Calcio in questa occasione ha risposto bene perché ha dato partita vinta alla nuova Coringa, anche se già vinceva 3-0, e con lo stesso risultato l'ha confermato a tavolino. Però la Lega spesso se ne lava le mani. Vuole un episodio? In Toscana, partita di seconda categoria, un ragazzo colpito da infarto in campo, le due squadre decidono di non giocare. Il giudice sportivo decide di dare partita persa ad entrambe le squadre. È buon senso questo? Ma assolutamente no, per come mi è stato raccontato. Il discorso è che bisognerebbe capire le cause e le motivazioni attraverso le quali il giudice è arrivato a questa decisione. Dispiace sicuramente la prima cosa per il ragazzo, al di là di tutto, però il calcio lascia il tempo che trova in queste cose, assolutamente. La prima cosa è il ragazzo, e dispiace veramente di cuore per questa scomparsa. Non è una scomparsa, è ancora in coma per fortuna, speriamo che si riprenda. Speriamo che il ragazzo vada per il meglio e poi queste cose insomma possono col tempo anche trovare la giusta dimensione. Prima cosa il ragazzo, che si riprenda più presto. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Alla Marzullo. Oh, una domanda non è semplice. Io posso solo dire questo, che per la prima volta sono rimasto per 2 anni consecutivi in una squadra, che è stata quella di Coringa, dopo 10 anni che ho girato un sacco di squadre. E penso che questa sia la risposta migliore, insomma. Concludiamo l'intervista con uno slogan. Al di là di qualsiasi cosa, Coringa rimane sempre nel cuore. Grazie per la disponibilità. Grazie a lei.